quali sono un po' le tue sensazioni dopo le prime uscite con la prima squadra e gli allenamenti e il tuo lavoro con Nicolai? Ma innanzitutto che questo che si sta formando è un gruppo allenabilissimo, è un gruppo che ha ampi margini, dove c'è tanta disponibilità da parte di tutti a mettersi in gioco in un campionato come il nostro, dove abbiamo l'ambizione di voler costruire giorno dopo giorno il nostro futuro partendo dal lavoro in allenamento fondamentalmente. Per me poi è un'emozione particolare, ho fatto una scelta importante per me, per la mia vita, per la mia carriera di tornare a Firenze. Volevo sempre tornare, ho preferito farlo ora, come ne ho parlato sempre con col coach, non in un momento in cui uno arrivi si è già troppo vecchi, ma ancora quando uno è nelle condizioni e ha la possibilità di dare ancora tanto. Metterci la faccia e potermi legare a un progetto a lungo termine nella mia città, la città che amo, per me è un grosso stimolo, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare un bel lavoro. Non è un lavoro facile perché sia in campo che fuori c'è bisogno di costruire una solidità che ci permetta di poter guardare sul medio e lungo termine per il più alto livello possibile. Ecco, quali sono invece le tue sensazioni per quanto riguarda gli avversari che avete trovato in campo? È un girone A molto rinnovato, probabilmente qualche spanna sotto il girone B e questo potrebbe esservi d'aiuto per raggiungere il vostro obiettivo playoff. Ecco, quali sono un po' le tue sensazioni sulle avversarie che troverete di qui nei prossimi mesi? Sì, è un girone diverso, tattica diversa, tecnica diversa, ci sono le squadre sono un po' più da battaglia, da corsa, questo dove può essere un vantaggio da alcuni punti di vista, da altri, avere squadre, quelle finora che abbiamo incontrato, che non ti mettono a proprio agio, che cercano di imporre fisicità e alti ritmi, poi ti costringono anche a magari a provare a fare cose diverse da quelle che hai preparato. Quindi questo è importante, avere tra di noi un livello di intensità il più alto possibile durante gli allenamenti e cercare di gestirlo nel miglior modo possibile. Questo girone non c'è da dare nulla per scontato, c'è da affrontare ogni battaglia, perché noi veramente ogni partita si può vincere solo.